Buongiorno a tutti, oggi vi parliamo di terra per piante acquatiche. Tanti di voi ci chiedono che terra dobbiamo utilizzare per coltivare le nostre piante. Dipende dalle piante. Allora, qui abbiamo diversi tipi di terra per diversi tipi di piante. Allora, qui abbiamo una terra sabbiosa. La terra sabbiosa per cosa serve? Può servire per le ninfee, può servire per l'iris, può servire per alcuni tipi di piante palustri. Qui abbiamo una sabbia silicea. La sabbia silicea come la possiamo utilizzare? La possiamo utilizzare sempre per l'iris, la possiamo utilizzare ed è ottima per le ninfee tropicali, oppure da mischiare con una sabbia normale per coltivare le ninfee ISG. Qui abbiamo invece il lapillo vulcanico. Il lapillo vulcanico è ottimo per coltivare le piante palustri in generale e serve perché favorisce l'annidamento dei batteri e quindi aiuta le piante a filtrare. Qui infine abbiamo un misto terra nera e pozzolana. Cosa ci possiamo coltivare con questo tipo di terra? Le piante palustri in generale e in particolare ninfee e fiori di loto. Quando si parla di fiori di loto è consigliabile metterci un 20-30% di argilla affinché il loto radichi bene. Ora, ricapitolando, la terra più consigliata comunque per avere un ottimo filtraggio dell'acqua è lapillo vulcanico, specialmente perché utilizzato con i vasi forati che vi consiglio di utilizzare sempre, non esce fuori e quindi non crea sporco nell'acqua, quindi non crea quella sorta di nebbiolina nell'acqua che potrebbero creare gli altri tipi di terra se avete pesci o comunque se avete delle pompette di ricircolo che fanno muovere l'acqua e fanno venire un po' sulla terra. Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci, ricordate di seguire i nostri social e il nostro canale YouTube. Un saluto a tutti!